Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni credono e tremano. Epistola di Giacomo, capitolo 2, versetto 19. Credere in Dio o credere a Dio? Se domandiamo alla gente, lei crede in Dio? La maggior parte di essi ci risponderà, certo, io credo in Dio. La Bibbia dice che anche il diavolo e i suoi seguaci conoscono e credono in Dio, ma non si pentono del male fatto. Credono che Lui esista, che è un Dio grande e che niente gli può resistere, che Egli è il creatore dell'universo, che regna nei cieli e che è l'unico Dio supremo. Per esempio, quando hai bisogno di cure ospedaliere, tu credi che c'è un ospedale che allieverà il tuo male, ma se non ci vai, non succederà nulla. Credere a Dio significa afferrare le sue promesse, vivere secondo i suoi comandamenti e condividere la nostra vita con Lui. Credere per fede a ciò che Lui ha riservato per noi, aspettando con pazienza come se già l'avessi. Credere a Dio vuol dire riconoscere la sofferenza di Gesù sulla croce, perché Dio aveva promesso di mandare un Salvatore sulla terra, affinché per mezzo suo noi potessimo vivere in comunione con Lui. Credi a Dio? Se la risposta è sì, devi sapere che nella Bibbia è scritto: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Epistola ai Romani, capitolo 10, versetto 9. Allora, credi con tutto il cuore in Gesù, in modo da poter confessare con la tua bocca che Lui è il tuo Salvatore.